Buon pomeriggio, benvenuti a Brandano, lo spazio dedicato a costume e società. Abbiamo eh, questo bell'allestimento natalizio. Sono rimasta sorpresa appena l'ho visto. Buongiorno a Riccardo Cerpi che è con noi. Perché... Buongiorno è uscito il secondo volume eh, Riccardo aveva già presentato il primo quaderno di Lote eh, un po' di tempo fa no? è uscito fa, un mese fa adesso è uscito il secondo lo facciamo vedere il primo era verde il secondo è giallo e eh, io poi farò una proposta, perché visto che dobbiamo comunque stare in, in casa no, per le festività natalizie, anzi ci potremmo muovere ancora meno, un tempo nel periodo di Natale no, si faceva la tombola, eccetera, secondo me vanno fatti questi quiz che dici? <ride> no, è un modo, potrebbe essere un modo quello di, eh, di passare le serate e i pomeriggi e le, e, le, e le festività <ride> che si stanno avvicinando in casa a fare, a indovinare eh, tutti, le, tutti i quiz, le domande e gli aneddoti de, di Dillo Te Anche e perché ormai siamo abituati Riccardo dal primo lockdown a comunicare noi in eh, videochiamata con eh, gruppi WhatsApp piuttosto che altri gruppi eh, un po' tutti ci siamo attrezzati per riuscire a stare vicini a parenti ed amici, no? In maniera diversa, visto che dovevamo evitare il contatto fisico. Uno potrebbe anche organizzare dei, dei mini tornei, no? Ma, sai, voglio dire, stamani mi sono svegliato così, perdonami, <ride> però, effettivamente, no, eh, sì, questo. Purtroppo in questi mesi che stiamo vivendo, ahimè che fanno comunque la storia, perché lo, Noi, lo racconteremo sì. a, ai nostri figli, ma i figli racconteranno. Ti ricordi quando nel 20 si chiusero in casa per un anno, non fanno niente? Cioè, vabbè. Eh, effettivamente, come dici te, abbiamo scoperto tutte queste piattaforme multimediali o di, o do, o di comunicazione, Zoom, eh, di Skype, di tutto. di tutto di più. <ride> di tutto. Eh, che con molta umiltà e un po' me ne vergogno sono anche abbastanza allergico personalmente a queste, a queste forme di comunicazione eh, vuoi per l'età, vuoi per eh, probabilmente per peculiarità che non mi appartengono e, eh... stai a distanza in tutti i sensi come? stai a distanza in tutti sono i sensi non parli con nessuno, nessuno. <ride> un no, però effettivamente sono allergico perché io sono per il contatto sono per la fisicità eh, e non a caso Parlando di fisicità, non c'è niente di fisico, intendiamoci niente di eh, ambiguo. Fisicità nel senso del, della carta stampata, cioè oggi, nel mondo del virtuale, nel mondo del digitale, nel mondo dell'online, nel mondo del, eh, del, del tutto in rete. Eh, io sono, noi siamo alla vecchia maniera Leccio è una casa editrice vecchio stampo che stampa carta che, eh, i nostri prodotti puzzano d'inchiostro come dico io e quindi ecco perché un po' l'allergia a queste forme di, moderne di comunicazione che possono per noi... essere com diciamo complementari no? anche io sono i libri non riesco assolutamente eh, a leggerli eh, su un iPad non mi piace sfogliarli anche perché io questo vizio o virtù io sottolineo i libri con gli evidenziatori quelli tipo matitone sottolineo perché poi quando li ho messi in libreria a distanza di, di anni se voglio andare a rivedere una cosa apro e la trovo subito e poi è un modo per stringere un rapporto un po' più stretto con, con il libro a me piace eh, un po' come a te annusarli... Mh, Tenerli, magari c'è una pagina spiegazzata, o con non lo so, ti, ti cade qualcosa, va bene, è un libro vissuto. Cosa che non puoi fare con i nuovi mezzi. Eh. E siamo, ripeto, il rapporto è siamo... un po' più freddo. Eh, sì, il rapporto. Io sono, poi ovviamente ci adeguiamo tutti ai tempi, a... alle... alla modernità, alle tecnologie, però, insomma, ecco il, appunto il, pu... il puzzo della... della carta stampata ha comunque il suo fascino. E questo infatti è dire, le, le nostre, i nostri prodotti sono comunque prodotti che eh, ora non è che voglio fare un salto nel, nel passato nel recente passato però eh, i, i prodotti editoriali che abbiamo dato alle stampe negli ultimi tempi negli, anno, negli ultimi anni cioè eh, eh, c'è questo questo format un po' della eh, della ricerca della memoria no? cioè, ti ricordi Augustore i 10 volumi, esatto. 11 eh, che ovviamente hanno dato vita all'archivio fotografico di Augusto Mattioli, cioè, quindi uno spaccato di, di 30 anni di Siena dagli anni 70 in poi, anche 40 anni, 50, cioè, eh, e quindi questo, questa vena nostalgica, positiva direi. Eh, no, no. Positiva perché non, più che nostalgica, direi è un modo di tramandare no? delle, delle esatto, cose e farle memorie, vedere eh, del, a chi eh, esatto, non, non esatto. le ha conosciute o eh, non eh, le ha eh, vissute eh, e farle sentire. E questo è, è un po' il leitmotiv, cioè eh, la tecnologia oggi, il digitale. Una foto che te vedi sul telefonino, sul computer, sì, la puoi archiviare in una cartella, la puoi archiviare in, 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 un, in un archivio elettronico, in una nuvolina, ma la fisicità, la tangibilità di vedere un ricordo, Beh, di toccare cosa. qualcosa che ti è appartenuto, che ti appartiene e che fa parte del tuo passato. Eh, il, il digitale no, non lo può, cioè secondo me, non lo trasmette. Questo senso proprio del, del, del tempo, il senso della nostalgia, il senso, il senso della memoria, sì, o perlomeno lo trasmette, ma a mio avviso in minor parte. Cioè in maniera, eh, ecco perché noi molto le nostre, vabbè, la nostra tradizione è ovviamente la tipografia, la, la carta stampata però ecco non, eh, vogliamo ancora cavalcare l'emotività e l'emozione di, di, di leggere un libro su carta o, eh, o, o piuttosto fare un, un quaderno di, di quiz, di domande di, cioè segnando con la matita, con la matita eh, le risposte sugli appositi spazi cioè, eh, questo è un po' il nostro modo di eh, di lavorare e di, e di interpretare l'editoria, il nostro modo di fare editoria insomma. Ragazzi, ho un problema con eh, il monitor qui in studio, si è spento, si è spento tutto, no? so che eh, continuiamo ad andare però era solo un problema eh, fisico a proposito di cose fisiche. Ecco Riccardo, per eh, chi ha non ha più vent'anni come noi, Ahimè noi. Eh, magari ecco è un'abitudine che abbiamo, ma le nuove generazioni che nascono oppure crescono con questi sistemi digitali, come si fa a fargli capire che è bello avere in biblioteca, in libreria, nella libreria di camera o di salotto, ovunque sia, eh, un miscio. libro fisico? La nostra ah. è una mission, la nostra di editori cartacei è una mission di, di, di far capire, di, di seminare qualcosa eh, nelle loro abitudini, nel loro, nel loro stile di vita, per far capire che il mondo non finisce in fondo alla mano, in fondo alla mano che cosa significa, perché in fondo alla mano c'è un cellulare sempre. E, e, ah, è un appendice naturale che hanno le nuove generazioni. Eh, Tant'è che Cioè Ora io parlo per, diciamo, non voglio entrare nel privato, ma insomma per ragion veduta mio figlio 21enne, cioè lui il, il cellulare è, è uno strumento di comunicazione, ma allora... Io intendo il cellulare come uno strumento di comunicazione fo fonica, no? Cioè mi, mi, lo uso per chiamare, eh, lo, tutti lo usiamo per chiamare, esatto, per essere chiamati, per essere intracciati, per eccetera, un eccetera. Per cioè loro vedo la generazione dei ventenni, dei 25 anni eccetera. È una forma di comunicazione mh, di, di, di messaggistica. Prior... Ma cioè, prioritaria, però. Ma nel senso, sì, ma no, non, nel è senso che... non è che. Cioè, se hanno da contattare una persona, non lo chiamano, no, li, no, li mandano un messaggio, messaggio o, mandano, o un vocale o cioè, un vocale, io è... odio, <ride> lo dichiaro. Ecco, L'ho detto. Odio però effettivamente vocali. quello che dice è vero: cioè le nuove generazioni sono, eh, non, però... sono abituate, non sono abituate a eh, sfogliare il libro anche se i bambini molto piccoli, se Dio vuole c'è un'editoria per i piccolissimi, eh, molto ampia. No? C'è una bella offerta. Proprio per abituare i bambini alle novelle, alle storielle, eccetera, poi la perdono completamente e abbandonano i, il libro fisico in favore di eh, altri mezzi. Ora non è per essere nostalgici, è una chiacchierata. No, no, è, un cioè, di fatto, ci... è un dato di fatto. È un di fatto. noi, io ripeto, eh, quello che il nostro intento come, come editori è quello proprio di. Di, di cercare di divulgare eh, un'editoria fatta di, di, di fisicità, cioè di, di educare, eh, uno può dire sì, ok bene, allora voi fate questo, fate quell'altro, avete fatto libri, eh, ma il vostro pubblico quindi è un pubblico anziano, ma probabilmente lo è un pubblico anziano, però eh, abbiamo anche proprio gli stimoli di far capire quanto sia importante alle nuove generazioni quello che effettivamente invece un libro stampato ti può, eh, ti può offrire rispetto a un, a un qualcosa di, di virtuale di digitali perché, perché possono andare parallelamente eh? non, uno non deve mai sostituire l'altro eh, io l'altra sera ho fatto una videochiamata con la, la mia nipote che ha un figlio di sette anni e mi ha detto zia ho il dillo te perché avevamo fatto i quiz quelli per bambini quando l'avevo visto e lui era felicissimo perché no, no, il ma babbo aveva è... comprato il dillo tè eh, io Preparerei ragazzi se ci siamo. Eh, il, il saluto delle contrade che ha portato il rettore del magistrato delle contrade, Claudio Rossi, alla messa di Sant'Anzano. Abbiamo vissuto, Riccardo, un Sant'Anzano. Solo eh... Sant'Anzano? No, non solo <ride> Sant'Anzano, è l'apice. Insomma, ehm, abbiamo vissuto in maniera. Eh, così, ah, no, diciamo anomala, non messa né triste, da, ma diciamo no. Vista da un punto di vista contradaiolo, visto che il Sant'Anzano e la chiusura dell'anno contradaiolo, speriamo sia una chiusura esatto. totale per quello che è stata l'annata contradaiolo, Con una Poi. pietra tombale <ride> cioè, dal 2 dicembre, andata. da ieri. Per, per, probabilmente e speriamo e vediamo che Vediamo il, il nuovo anno, che è ricco di, di aspettative, no? di buone speranze però vive ancora molto sul filo dell'incertezza. Ecco, io vorrei eh, far rivedere, noi abbiamo dato in diretta la messa di Sant'Anzano con il nostro nuovo eh, cardinale e um, vorrei far vedere questo saluto e poi ci colleghiamo con il Rettore del Magistrato delle Contrade Claudio Rossi che ha consentito, eh, così facciamo due chiacchiere via Skype con lui. Se è tutto pronto vediamo intanto il saluto che ha portato a nome di tutte le Contrade. Eminenza reverendissima. Mi è gradito porgere a lei e a tutte le autorità civili e militari presenti il saluto di tutti i priori e dei popoli delle 17 contrade nel giorno in cui la città celebra il suo santo patrono. Mi permetta in primo luogo porgerle le più vive e sincere congratulazioni per la sua creazione a cardinale avvenuta nella Basilica di San Pietro nel concistoro del 28 novembre indetto da Papa Francesco. Grande è la gioia e il senso di orgoglio di tutti i senesi ed in particolare di tutti i contradaioli che hanno avuto il privilegio di poterla incontrare condividendo le celebrazioni che si sono svolte nelle 17 contrade in occasione delle rispettive feste titolari in un'annata come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo segnata in modo indelebile dalla pandemia. Ci ritroviamo, come da tradizione, in questa nostra splendida cattedrale, senza però i nostri vessilli e limitati nel numero, ma questo non limita l'amore e la devozione nei confronti del nostro patrono santanzano Battista Protomartire. Oggi si chiude un anno con Traraiolo, che ci ha visto costretti all'improvviso ad annullare le attività gli eventi già programmati, la chiusura delle società, quindi a rinunciare a gran parte dei festeggiamenti previsti per le feste titolari e successivamente ad annullare i pali del 2020. Un anno di rinunce e di sacrifici, ma anche un anno di slanci generosi e di solidarietà. Siamo stati tutti idealmente vicini al signor Sindaco il 15 marzo, quando ha offerto alla Madonna, advocata Senenzium, le chiavi della città, così come era stato in passato nei principali momenti di difficoltà della comunità senese. Ci sentiamo anche profondamente vicini agli operatori sanitari, ai volontari e alle forze dell'ordine che ogni giorno mettono a disposizione il loro impegno per il nostro bene. È proprio in questo sacro giorno, Eminenza, che ci rivolgiamo ancora una volta alla Vergine Maria, Madre Celeste, per offrire a lei tutte le nostre preoccupazioni, le nostre rinunce, le sofferenze fisiche e psicologiche di molti, offriamo anche umilmente il nostro lavoro volontario che abbiamo svolto in questi mesi in favore della cittadinanza e che svolgiamo normalmente, affinché ci protegga nella salute e nello spirito, affinché ci aiuti a superare questo periodo così difficile ma soprattutto ci aiuti a riaffermare i principi che sono alla base delle nostre contrade. Talvolta rischiamo di appannare la nostra identità con attività di supporto, con valutazioni effimere, confondendo il mezzo con il fine. La contrada è principalmente una comunità. Proprio in questi mesi di chiusura abbiamo avvertito come disagio maggiore la mancanza di poter stare insieme di poter condividere la vita di tutti i giorni, una comunità caratterizzata da un territorio ed una bandiera nella quale ognuno di noi si identifica, ma pur sempre un'entità che insieme alle consorelle è parte integrante della collettività cittadina della nostra amata Siena. Con intercessioni di Sant'Anzano chiediamo la protezione celeste affinché... Si possa presto ritornare a svolgere una vita normale e si possa recuperare l'entusiasmo per poterci risollevare, come è sempre stato nella storia, ritrovandoci insieme più determinati e compatti a vivere pienamente le nostre contrade e la nostra festa. Ed è con questo auspicio che invochiamo con le preghiere anche la protezione dei santi copatroni Savino, Crescenzo e Vittore di San Bernardino e della nostra Santa Caterina, dottori della Chiesa Universale, affinché assistano, guidino e proteggano Siena e tutti i senesi. Eccoci qua, abbiamo rivisto quindi il saluto portato dal rettore del magistrato delle contrade alla Messa di Sant'Anzano. Noi abbiamo il collegamento con Claudio Rossi. Via Skype, eccolo, buongiorno, buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti. Buongiorno Claudio, abbiamo fatto rivedere questo momento, diciamo, atipico. No? Con, con Riccardo non l'abbiamo voluto definire né triste né mesto, eccetera. Però chiaramente è stato un Sant'Anzano, così come tutta l'annata, molto molto eh, atipico. No? Che effetto ti ha fatto a te in prima persona? Ma è diciamo che soprattutto le, il vuoto del, del museo, del Duomo, cioè vederlo completamente vuoto eh, o perlomeno parzialmente è stato l'effetto principale di, di così proprio di, di un po' di tristezza oserei dire, cioè che ha, che ha poi eh, portato tutta l'annata insomma, ecco è la, la conclusione di un anno con Tradaiolo eh, eh, alla luce di quello che è stato tutte le varie fasi, quindi le processioni di ceri e le, le, le altre manifestazioni non sono state fatte, e, e quindi anche questa diciamo, ha concluso l'annata in questa maniera particolare. Ma sicuramente sicuramente un, un velo di, di tristezza era presente, ecco, questo assolutamente, questo senza voler. Per carità, eh, sminuire la festività del Santo Patrono, però è eh, un velo di, di tristezza che ci portiamo dietro in questi giorni, eh, avvicinandosi anche alle feste, eh, ma che comunque anche le nostre feste natalizie saranno sicuramente poi in, in, in vissute in maniera completamente diversa. Ecco, a me quello che mi ha impressionato, intanto stiamo rivedendo eh, alcune immagini, l'ingresso del, del cardinale, eh, la sua prima messa da, da cardinale, eh, quello che mi ha impressionato è stato il silenzio, cioè si percepiva il vuoto all'interno della, della cattedrale. Questo io sì. l'ho seguita chiaramente in diretta televisiva e penso che eh, stando lì si, si percepiva allo stesso modo sì assolutamente il silenzio è la, la parte più impressionante anche perché l'ingresso in Duomo del neo cardinale sarebbe sicuramente stato accolto da, da, dall'entusiasmo della popolazione perché così è stato così è stato sentito questa reazione no? e invece, purtroppo è, è stato vissuto in maniera come tanti altri eventi, sta vissuto ognuno ne, nelle, nelle proprie case. E quando si parla appunto, e dobbiamo abituarci a cambiare abitudini, ecco, io proprio spero che queste siano le cose che non si debbano cambiare, perché sì, si potrà avere dei vantaggi su alcune cose, ma, ma la bellezza del, del sentirsi uniti, del vedersi. Nell'acclamare in questo caso sarebbe stato ah, il nostro, ve nostro vescovo diventato cardinale, e tutto è una cosa che manca e che ne e nessuno ci ridarà perché, questa purtroppo, è tra le cose che, eh, così come i pari persi, sono cose che non, non abbiamo vissuto e non ce le ridarà nessuno. Speriamo di poterli rifare quest'altro anno, però ecco, voglio dire, questi ormai sono persi, non ce le ridà più nessuno. Ecco, si chiude questo eh, anno contradaiolo molto, molto anomalo: no? senza le carriere, con eh, le società di contrada per la maggior parte dell'anno, poi alla fin fine chiuse e con eh, i contradaioli. Che senza le feste titolari. Senza le feste titolari, insomma, sen senza un, un anno contradaiolo senza ehm, le strade si sono mosse durante il primo lockdown e anche in seguito per aiutare no? eh, chi aveva bisogno chiaramente, eh, però adesso si chiude questo, questo anno, non si possono certamente fare dei bilanci, però. Eh, un po' tutte le esperienze insegnano. No? Eh, secondo te, cosa, cosa insegna questa esperienza? Al di là del fatto che non possiamo stare lontani, questo ce l'ha insegnato. Secondo me, Ma secondo me insegna, insegna proprio questo: cioè insegna a distinguere quelle che sono le, le peculiarità delle contrade, l'effettiva sostanza, natura delle contrade e Quello che certe volte invece solo, eh, sono solo orpelli eh, che non, talvolta possono anche diventare, eh, diciamo, più importanti, eh, del, 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 di quello che è la natura della contrada stessa. Quindi, quando anche nel discorso ho parlato di confondere il mezzo con il fine, mi riferivo un po' a questo, ecco, cioè che talvolta, eh, questo, secondo me, ci dovrebbe fare anche all'interno delle contrade eh, talvolta qualche piccola divisione qualche dinamica di gruppo che esiste un po' nelle contrade ecco tutto questo eh, ci dovrebbe quest'annata ci dovrebbe insegnare che anche dinamiche di gruppo all'interno de, 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 de delle contrade sono valutazioni che se aiutano a far crescere la contrada sono utili ma se sono solo per, per, per mere eh, così, eh, diciamo, prese di posizione eh, evidentemente forse non, non, non aiutano. ecco Quindi diciamo un po' un insegnamento che sta nata così difficile ci lo dovrebbe eh, aver portato anche a capire che la, la gravità di certi momenti che si vivono eh, non si possono trasferire nel palio che è comunque una festa palio deve rimanere una festa, nel palio eh, la, la vittoria o la sconfitta non può essere presa come una tragedia, Le tragedie sono altre e questo è ecco, vivere un po' più leggeri eh, la nostra festa e eh, vivere pienamente la contrada ma più leggeri certi momenti senza volerli eh, per forza esasperare, questo secondo me è il messaggio che, che, che si può acquisire da questa annata dove. Abbiamo effettivamente sofferto e, e, e soffriremo perché la, le ripercussioni non dico tanto come contrate, ma come cittadini, economiche, eh, insomma, saranno sicuramente delle ripercussioni che si faranno vedere anche, anche nel prossimo anno e chissà quanto. Quindi eh, non, 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 è, non è, un, è un passaggio, ma è un passaggio doloroso. Il, il bilancio definitivo purtroppo si farà tra un po' di tempo, purtroppo ancora non siamo in fase di bilanci assoluti perché ancora certe, certe eh, possibilità di, di vedere delle tensioni sociali, eccetera, eh, non, 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 eh, non, eh, non è finito. Insomma. Ecco, quindi eh, eh, bisognerà insomma, avere attenzione, al tempo stesso avere la speranza di, di superare questi momenti che probabilmente avremo uniti e compatti e superarli nella maniera migliore. Ecco La compattezza è un po' più l'unità di, di intenti, un po' da parte di tutti. Abbiamo detto che eh, si è chiuso questo difficilissimo anno contradaiolo, se ne è aperto un altro. Ricco di mh, speranze, dicevamo prima con, con Riccardo, di speranze di aspettative, ma purtroppo, come accennavi anche tu, eh, con eh, tante incertezze ancora, perché. Eh, eh, non, siamo, non siamo fuori assolutamente, e il, il mondo delle contrade, il mondo del palio, eh, ne risente eh, molto no? di questa cosa. Continuerà probabilmente, non vorremmo mai, ma continuare a risentirne ancora all'inizio dell'anno dell prossimo. Poi vediamo: Eh, sì, questo diciamo. Ripeto, bisogna sicuramente avere speranza, perché questa non, non, deve, non deve sicuramente mancare, nemmeno vivere in maniera incosciente. Quindi eh, si valuterà, purtroppo, eh, diciamo che, che siamo tutti impreparati no? a, questa, a, questa, a questa situazione, e quindi anche la lettura del futuro. Mm, insomma, si capisce anche dagli esperti tutto sommato: non è così, così chiara e così scritta chiaramente. Quindi, eh, valutiamola certamente da parte nostra c'è la, 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 la volontà e la forza assoluta di poter ritornare presto, perlomeno a, a riconquistare quelle che sono certe, quindi a partire da, 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 da vivere le società di e poi dopo riuscire a fare. Pienamente le nostre feste titolari, il primo obiettivo è senz'altro questo, e su questo, nel, insomma, per quanto di nostra competenza e per quanto possibile, cercheremo di portarla avanti con forza. Bene Claudio, io ti ringrazio infinitamente, in conclusione non, non so se riusciremo a, a rifare un collegamento, poi però ti invito per l'anno prossimo qui in, in studio, eh, io vorrei che tu facessi un augurio, siamo ancora un po' lontani dal, dal Natale e dalle festività ma poi insomma alla fine sono eh, dietro l'angolo, no, arrivano subito. Eh, io vorrei il tuo augurio al mondo delle contrade, ma a Siena intera. Ma L'augurio è quello in primo luogo alle persone di riuscire a vivere serenamente, perché penso di serenità ne abbiamo bisogno, serenamente queste festività, eh, ne, nelle regole ma serenamente e, e poi... Presto di vedere veramente ripartire la città, la parte economica della città e rivedere, e rivedere le, la vita che, che riscorre per le vie della, della, della città. Ecco, non è, però con un filo di speranza. Io sono eh, fiducioso, fiducioso che si possa prendere, riprendere presto almeno alcune delle attività che abbiamo lasciato in sospeso. Poi sai, se si comincia a riprendere anche qualche attività, no, torna anche un po' più di, di positività. In... Tutti noi, eh, fare un piccolo sì. passo. No? Un piccolo passo <ride> sì. uno alla volta, ma insomma, già un piccolo passo sarebbe, sarebbe utile. Claudio, ti ringrazio infinitamente per essere state con noi. E ci risentiremo sicuramente. Ma auguri di buone festività anche grazie. a te, da, da tutto te. Canale ci 3. Grazie a tutti, ciao, ciao Laura. Grazie ciao, e ciao. a presto. Ciao. Diamo la linea alla regia adesso per la pubblicità. Abbiamo sentito questi spunti di riflessione da parte del rettore, del magistrato delle contrade e parlavamo anche con Riccardo. Riccardo, poi tu sei stato priore, quindi vivere una cosa del genere nessuno se lo sarebbe mai eh, immaginato, assolutamente un momento mh, veramente eh, complicato complicato però io vorrei tornare al nostro dillo te perché eh... Abbiamo detto che è uscito già in, eh, in libreria in il secondo, eh, il stiamo secondo lavorando alla precedente al te, alla terza uscita. Che dovrà... ci fai le nottate, non dormi perché poi <ride> ti ingegni per i quiz e non dormi. E stiamo, con... stiamo, lavorando appunto alla terza uscita che dovrà uscire, eh, credo, verso il 19. Cioè L'obiettivo è uscire il 19 dicembre. Insomma, prima Natale, un numero natalizio. Diciamo un numero natalizio. natalizio. Anche perché in realtà, a proposito di Natale, prima cosa eh, tutti ancora una volta a cercare di eh, fare regali non su amazon o su questi grandi portali che sono già molto ricchi per conto loro eh, ma di andare no, nei negozi di, di vicinato in questo caso aiutare eh, gli editori eh, piccoli della, della zona insomma cerchiamo di fare un po' tutto a chilometro zero e, quindi può essere una strenna natalizia, uno può anche fare, no? Bel fiocco rosso e regala i tre, I tre, eh, numeri, i tre, i tre quaderni, anche perché abbiamo detto: lasciamo questa cosa che è divertente. Abbiamo detto che la sera, nelle serate delle, delle festività, stando a casa anche con collegamenti, Riccardo ve li passa con collegamenti Skype o Zoom, eccetera, eccetera, fare dei mini tornei di. Quiz e per sapere quante cose sappiamo in realtà io ho, ho letto il primo e ho detto mamma mia quante cose non e so. le cose se non le sai sale Salle. ma se le sai dillo te esatto dillo te e eh, io mi sono resa conto che ne so ma però io... ce n'è per tutti i gusti eh? sì, ce per però tutti i gusti. io ci sono rimasta male pensavo si sapere <ride> di più è stato un testo che... proverò con il secondo sì. ma è tutto questo riccardo eh, e ci scherziamo mh, Molto volentieri, tutto questo fa parte di eh, un, un unico no, format, un unico progetto aperto. Sì, no, noi aperto. onestamente questo vabbè, è, è un po' uno, uno stile: nel senso, noi eh, abbiamo progettato queste tre uscite. Un ottobre, novembre, dicembre, ok, con questi tre quaderni perché ci piaceva lanciare, cioè, diciamo, questa nuova idea di enigmistica di quiz a tema. Perché poi abbiamo un po' preso, non abbiamo sostanzialmente inventato niente, ma abbiamo preso un po' spunto dal, 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 dal Dicelo, no? Cioè, sì. il, il gioco de, del drago che è aperto a tutti i contradaioli, quindi la sfida dragaiola. Quindi abbiamo messo un po' diciamo, lo spunto del Dicelo, l'abbiamo trasformato. Su carta, l'abbiamo messo su carta, però eh, al di là di questo abbiamo come dire. L'idea è che abbiamo fatto un nuovo format. Questo format è quello appunto della, eh, della sfida fra senesi: del, de, eh, io, io la so più di te, io, io mi, mi, eh, te, non te ricordi, io le cose le so. Queste, cioè, e quindi questo. Che, che è reale. <ride> che poi alla fine è reale. Ma la competizione è nella natura del senese: sì, eh, cioè vero, la, la competizione, la, il senso della sfida eh, è comunque è vero, è vero. È, è, è figlia del palio, se vogliamo, e quindi è nella natura, nella natura del senese. Però questo è un format nel senso che oggi... Il dillo, te vogliamo pensarlo come un brand? È, è, è un quaderno. Sono tre quaderni. Poi carina un anche l'idea del quaderno, eh? Eh. non, non, non sì, un sì, libro, proprio, ma proprio anche le sembianze un, proprio un, fisiche del quaderno, quaderno, un quaderno, quaderno no? eh. di una volta, eccetera. Io non ho ritrovato i quaderni eh. Questi, eh, sì, con, con la costolina nera, nera. Mm, li adoro. Mi piace. Però voglio dire, questo è un format, è un cantiere aperto. Lo vorremmo considerare un cantiere aperto. che noi siamo a disposizione, siamo a servizio della de, de città, e dei cittadini, dei senesi, se. Eh, il format di Lotte, il brand di Lotte può diventare, oggi è un quaderno domani può diventare, non lo so un, un gioco televisivo, una sfida radiofonica un, un altro... Ulteriori quaderni eh, o pubblicazioni sempre sulla, eh, eh, con i contenuti, diciamo di, di, di quiz e domande. Quindi, eh, boh, noi queste, adesso siamo usciti con questi, con questi tre numeri proprio perché l'idea era questa. però nulla toglie, siccome, onestamente. Quindi, eh, chi ha proposte può contattarle. Esatto, ma così è stato. Eh, perché dopo l'uscita del primo numero ci hanno contattato questi famosi malati di palio eh, che tutto sanno. Sono... Eh, ci hanno contattato, eh, ma io ci avrei un giochino. Lo posso, te lo posso mandare? Certo, mando. cioè Quindi qui dentro, già nel secondo e poi anche nel terzo, già ci sono collaborazioni che nel primo non c'erano. Cioè persone, Senesi, Contradaioli, non so, sì, che magari hanno, hanno mandato capito, qualche, eh, qualche idea di gioco. Per... Beh, è, 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 ripeto, questo è un po'. È, è un modo di, di fare impresa oggi. No? Cioè, la, la, si parla tanto di sinergia, ma non è tanto una sinergia. Però, effettivamente, cioè, eh, te fai proponi un qualcosa e lo, eh, lo pensi come un cantiere, no? eh, esatto, poi... come un cantiere, vediamo quello che Anche che perché poi avere. alla fine, così come lo è stata anche la Gustoria. Se ti sì, ricordi, no? la sì. alla fine. I cantieri aperti sono le cose migliori. sì poi alla perché fine, voglio il rigidirsi, no? Su certe situazioni no, no, inizio fine mai, mai, mai. Cioè... Tut, tutto aperto, la Lanci... sì, Gustoria è stato Agustore, così. Fine... Dire, questa cosa della memoria è uscito. Poi abbiamo fatto se ti ricordi il giornale, eh, la reedition del nuovo Corriere Senese. No? Che poi aveva sotto il cappello della Gustoria, perché anche lì si parlava di memoria, di ricordi. Cioè, vabbè, eh, siamo così. Leccio, Leccio gli piace, a Leccio gli piace guardare dallo specchietto retrovisore. No, non è vero, comunque a parte, a parte le battute, è un modo di fare. Editoria che a noi ci piace tanto, ecco questo. Ma anche perché, come dicevamo all'inizio, eh, non è solo un'operazione un nostalgica, è proprio per riuscire eh, a tramandare eh, delle, delle cose mh, a chi non l'ha vissute. Per capire Per viverle a chi l'ha vissuta e fa piacere anche perché, guarda, noi in quarta di copertina abbiamo messo, un, abbiamo mutuato una... per l'occhiale rosa. <ride> Grazie, <ride> abbiamo mutuato una, una citazione: una, abbiamo preso in prestito una citazione, una frase di De Gregori, da un suo, una sua canzone al Rimmel. E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure. Cioè, È, è molto semplice, però, per dire, noi lo facciamo Ma è sempre qualcosa. Noi speriamo che lasci qualcosa, no? cioè nel chi lo fa, nel, nel chi eh, cerca di risolvere i quiz, eccetera. Boh, forse qualcosa rimarrà fra le pagine chiare e, le pagine, e scure. le pagine scure. Per cui, noi aspettiamo. Di che colore sarà il prossimo? Ci anticipi. Natalizio, quindi rosso. rosso. Perfetto. Eh. Con le stelline, ci saranno anche le stelline. Ci di... saranno eh? anche le stelline natalizie. Allora, ehm, riusciremo in qualche modo a far vedere anche quel numero? Credo che siamo in chiusura. Mi date dalla regia dei lumi? Tre minuti? Okay. Ce la facciamo salutare. Tre <ride> minuti probabilmente. 90 Io eh, invito a fare questa, eh, questa prova eh, di. Eh, non lo so sentirsi in qualche modo fare questi collegamenti tra amici e eccetera e provare a risolvere tutto quello al che c'è al posto della tombola del al nato... posto della tombola del monopolo del mor... io preferivo il monopolo, una partita <ride> un torneo di, di dillo te natalizio un, è... un torneo di dillo te tra famiglie Famiglia, di parenti sì. uno può fare anche con persone che sono in altre parti d'Italia l'aiutino da casa è esatto l'aiutino da casa non possiamo non <ride> possiamo Muoverci. quindi allora facciamoli rivedere quel colore mi sta meglio a me eh? <ride> con i capelli sì, passami questo e <ride> ti prendi l'altro <ride> è in pandan con la cromatica eccolo qua allora dillo te secondo quaderno già in, uh, in libreria sfidatevi in edicola. in edicola sfidatevi, sfidatevi, sfidatevi perché è divertentissimo chi non ha ho preso chiaramente il primo quaderno si eh, trova sempre in libreria è vero che non è appuntato però <ride> insomma è carino, è carino eh averli tutti. Aspettiamo il terzo quaderno che uscirà un po' prima di Natale, intorno al 19, proprio per dare il tempo alle persone di comprarlo o regalarlo. Io ringrazio, abbiamo scherzato molto, ma eh, ci si conosce ormai da... Grazie due a te giorni. Cecilia. <ride> e, ringrazio tanto Riccardo Cerpi che così eh, ci ha voluto presentare questo progetto, ma comunque ha voluto fare no. con noi. Due chiacchiere, grazie di nuovo al rettore del magistrato delle contrade Claudio Rossi che si è collegato con noi. L'appuntamento per costume e società è alla prossima settimana, sempre giovedì. Voi proseguite con i programmi di Canale 3, continuate a seguire la nostra televisione.